Napoli si sgretola e si scopre sempre più fragile. Ennesimo crollo di calcinacci nella zona a ridosso della Galleria Vittoria in via Acton. Grossi massi si sono staccati dalla parete perimetrale dei giardini di via Cesario Console, finendo sulla sede stradale e sul marciapiede, a ridosso degli uffici comunali e di Asia. Per un puro caso fortuito, nessun operaio, automobilista, motociclista e pedone è rimasto investito dalla caduta di pietre e cemento. Sul posto i vigili del fuoco, coadiuvati da Polizia Municipale e uomini della Napoli Servizi, hanno transennato la zona e ridotto la corsia che porta il traffico veicolare verso Santa Lucia, con inevitabile ricaduta sulla circolazione. Dal 2015 la zona dei giardini di via Cesario Console è transennata per pericolo crollo della balaustra e per infiltrazioni d'acqua, le stesse che hanno minato la stabilità del costone. Sull'accaduto è intervenuto il consigliere Francesco Borrelli. Si sgretola perché non è stata fatta l'ordinaria e neanche la straordinaria manutenzione e perché purtroppo c'è un disinteresse generalizzato rispetto ai beni comuni sia da parte delle amministrazioni sia da parte anche della cittadinanza. È una situazione veramente delicata, dovremmo recuperare non solo Napoli dal punto di vista amministrativo, ma anche dal punto di vista sociale e culturale. Il crollo arriva nel primo giorno di pedaggi sospesi sulla tratta veicolare della tangenziale di Napoli per coloro che da Fuorigrotta si recano a Capodimonte e viceversa. Il provvedimento straordinario, che durerà fino al 31 dicembre, è stato creato proprio per la chiusura da mesi della Galleria Vittoria. Sulla vicenda però il consigliere Borrelli lancia un interrogativo. Dubito fortemente che la galleria sarà riaperta entro il 4 dicembre, data prevista. E tra l'altro aggiungo anche un'altra cosa, l'accordo con la tangenziale per il problema della galleria prevede che l'esenzione durerà fino al 31 dicembre. La domanda è: perché hanno previsto il 31 dicembre se la galleria doveva essere riaperta il 4 dicembre?